nella puntata precedente. Cucinare davanti a mia mamma fa quasi più ansia che cucinare davanti ai tre giudici. Gli aspiranti chef hanno dovuto reinventare il piatto portato dai loro parenti. Siamo stati molto cattivi noi due. Tanto le cose semplici ti sono mai piaciute. Ma neanche a morire però. Te che dici, ti ispirano? Sì. Hai fatto un buonissimo piatto. Nicolò ha vinto e ha conquistato il vantaggio di assegnare agli avversari il giudice da seguire. I nostri germani sono tutti dentro, ragazzi. Sì, chef. Calamari dentro, al sugo. Se riuscivi a ottenere quella cremosità, ti assumeva più la cremosità. Siete stati tutti veramente bravi. Ma tu, Marisa, sei riuscita a ricreare l'esperienza del piatto originale. E avrai un grande vantaggio nella prossima prova. Ora, per tutti, è tempo di una nuova prova in esterna. Benvenuti a Parigi. E con estremo piacere che vi presento Yannick Alenon. Solo i più forti eviteranno il prossimo pressure test. Te la stai facendo sotto, che può darsi che vai a casa, eh? Per i cinque aspiranti chef è giunto il momento di conoscere la destinazione dell'ultima prova in esterna. Diciamo che ci sono un po' di voli, Valà, ci sono un po' di voli e un po' di scelte, non è che abbiamo... Sì, infatti, andiamo, c'è Francoforte, c'è Copenaghen... Miami. Ma che Miami? Ma se fosse New York? Comoda, comodina proprio. A Bilbao, San Sebastián, sicuro. Ragazzi, io scommetto su Barcellona. Io ho una grande speranza, andare a Barcellona da Paolo Casagrande. In quanto vincitrice dell'Invention, devo giocarmi questo vantaggio nel modo più astuto possibile. Ci sono delle persone con cui voglio continuare a condividere questo percorso, persone che invece possono anche tornare a casa. No, rien de rien. I cinque aspiranti chef stanno per completare un viaggio che, iniziato da molto lontano, li ha guidati verso il superamento dei propri limiti, portandoli fin qui, nella città che ha elevato la cucina a forma d'arte. Oggi, a giudicarli in quest'ultimo decisivo passo, Yannick Alenon. Una leggenda della cucina internazionale. 8 stelle Michelin. Lo chef che ha rivoluzionato il concetto di cucina moderna. La passion de la cuisine est née très tôt. À l'âge de 8 ans, je voulais déjà faire ce métier, puisque ma maman tenait un bistrot. Tout ça, donc j'étais toujours avec elle dans la cuisine. Ma grand-mère était une grande cuisinière également. Enfin, c'est toujours une histoire de femme, dans la vie des cuisiniers. Parce que c'est un métier d'amour, c'est un métier de générosité. Et donc, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'étais pas très bon à l'école, il fallait que je fasse ce métier-là. Il n'y a pas un jour de ma vie où je me suis réveillé en me disant je ne veux plus faire ce métier. Ma première place de chef a été pour un restaurant 2 étoiles au Guide Michelin avec un autre meilleur ouvrier de France qui s'appelle Louis Grondard. Et là, j'ai passé 5 ans. Et quand je suis arrivé dans sa cuisine, il m'a dit « Yannick, maintenant, on va faire de la cuisine ». Je pensais savoir la faire, mais on a repris toutes les sauces, toutes les bases. C'était impressionnant de voir à quel point j'étais superficiel dans mes connaissances. Et donc, on est rentré vraiment au fond des choses et ça a changé ma vie de cuisinier. J'ai pris conscience que la sauce était quelque chose de très important dans la cuisine. Et la sauce, finalement, j'appelle ça le verbe de la cuisine française. C'est grâce à cela que les éléments se parlent. Si vous enlevez une sauce de l'assiette, vous avez tout perdu. Les aliments ne se parlent pas. La sauce, c'est le seul truc qui peut vous faire parler un filet de bœuf et un melon. Un conseil aux jeunes, se laisser le temps. Moi, je suis devenu cuisinier à l'âge de 40 ans. Vous voyez, ça prend du temps. Donc, soyez humble, travaillez beaucoup en préservant votre vie personnelle. Parole per descrivere il posto dove siamo e emozione allo stato puro. Leggo il nome del ristorante e quindi batte ancora di più il cuore perché so dove sto arrivando. Benvenuti a Parigi. Grazie chef. La patria della scuola che ha dato origine al concetto di cucina contemporanea.
Oggi avrete l'onore di lavorare nelle cucine di un grande chef che vanta ben 8 stelle Michelin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con questo ristorante, il Pavillon Le Doyen, dal 2014 ha raggiunto il massimo delle onorificenze nel campo culinario, le 3 stelle Michelin. Oggi siamo a livelli altissimi. Lui è un'istituzione in Francia, possiede ben 17 ristoranti in giro per il mondo. E con estremo piacere che vi presento Yannick Alenon. Entra come un'apparizione. Vestito di bianco, tutto candido, come se fosse una colomba. Buongiorno a tutti, buongiorno. Benvenuto. Cuoco, istituzione, imprenditore, bell'uomo, ce le ha tutte. Yannick, ti presento i 5 aspiranti chef. Déjà bienvenue dans ce temple de la cuisine et de la gastronomie française. Merci chef. Donc vous allez recevoir sur les épaules le poids de cet héritage. Et n'oubliez pas l'esprit de compétition, nous sommes ici pour gagner, je crois, non? Donc on sera là pour vous assister, évidemment, mais restez ce que vous êtes, restez vraiment vous-même. C'est la meilleure façon de cuisiner, je crois. Et j'ai pas la réputation d'être un chef facile. Non ha una reputazione di chef facile. Ha una reputazione di uno chef che sa quello che vuole. Bonne chance à vous tous. Buona fortuna a tutti voi. Beh, adesso siete più tranquilli, sì. Giusto? Tenete bene a mente tutto quello che ha detto lo chef e fatevi valere. Grazie. Grazie, chef. Questo qui è il portone d'accesso alle fasi finali di questo percorso e io non voglio assolutamente che mi si chiuda in faccia. Concentrazione massima su quello che c'è da fare e sempre testa all'obiettivo. Gli aspiranti chef stanno per conoscere i piatti del menù 3 stelle che dovranno replicare. Ad attenderli i cuochi di partita che li affiancheranno passo dopo passo e il sous chef del Pavillon Le Doyen, Martino Ruggeri. Martino est un chef extraordinaire, le chef le plus à même de représenter dans le futur la grande cuisine faite par un Italien. Et c'est surtout un grand passionné de cuisine italienne et cuisine française. Et ce que l'on retrouve aujourd'hui sur la table au Pavillon Le Doyen. Bravo. Alors, présentons le premier plat à nos ragazzi. Alors, le premier plat, c'est un plat en 3 compositions. Le premier, c'est un blanc mangé d'amandes, une recette traditionnelle française, un carpaccio de pastèque préservé comme un jambon et une autre assiette faite de fleurs de courgettes sur un crème de pistache au sel. Marisa sa quello che io so fare, quello che mi piace fare, un bel antipasto sicuramente me lo darà. Il secondo piatto è la zuppa improbabile. La zuppa improbabile nasce da questi ristoranti tipici che sono tra la Puglia e l'Abruzzo, in cui praticamente servono un brodetto di pesce, c'è tanta salsa, tanto pomodoro. Una volta mangiato il pesce, arrivano dei cappelletti dalla cucina per poter recuperare poi il succo del pesce. La zuppa improbabile la voglio, qualunque sia il suo livello di difficoltà. Mi riporta troppo a casa questa storia del coccio, del brodetto di pesce. Infatti mi ha emozionata parecchio. Il terzo piatto che cos'è? Un filet de rouget. Il rouget alla triglia. Che l'on a contisé avec ce lard de colonnata et on a collé dessus une fine tranche de pain pour lui amener le croustillant de la peau qui lui manque. Une fricassée de tout petits pois et sur le côté, on va retrouver une fleur de courgette fermentée. C'est la banane que l'on a congelée qui va amener comme ça la résonance iodique du plat. Yannick, quarto piatto. On a appelé ça la remise à plat du pigeon. Eccolo lì. Quello no. En français, ça veut dire on remet à plat les choses, on repart d'une base saine. Et on a joué sur ce jeu de mots pour faire un pigeon qui est cuit complètement aplati, comme ça, recouvert de cerises. Dopodiché, questo piatto qui torna in cucina e viene fatta una seconda lavorazione alle coscette del piccione, che vengono farcite con foie gras, ciliegie disidratate e pistacchi.
Mentre il cliente mangia una cosa, un pezzo torna in cucina. Proprio teatro, cultura. Qui la gente non viene solo a mangiare, viene anche a fare un'esperienza totale. Veramente tosta questa, eh. E porta fuori un pezzo, e portano dentro un altro, riportalo fuori. Chiudiamo con il dolce, Yannick. Alors là, on est sur une guimauve. La guimauve, elle n'est pas faite traditionnellement, elle est faite avec un extrait de champignons de Paris, avec une résonance d'agrumes. Et sur le côté, on a une meringue soufflée avec une glace et une mousse de lait noisette et chocolat. Yanni, quello che secondo te è il più facile da realizzare e invece il più difficile da realizzare? Je pense que le plat de courgette est le plus facile à réaliser dans le sens où les préparations sont assez basiques. À la fois, il faut être assez rapide, parce qu'il y a beaucoup de travail sur l'assiette. Et ensuite, la guimauve demande beaucoup de technique. Il piatto più difficile, secondo Yanni, che l'ha inventato, è il dolce. Avrete un'ora di tempo per fare uscire la prima portata. A seguire, ogni 15 minuti esatti, dovranno uscire i piatti nella sequenza. Dopo due ore, dichiareremo chiuso il servizio. Marisa, sì, chef. Tu, come vincitrice dell'ultimo Invention Test, hai un grande vantaggio, perché puoi scegliere il piatto che preferisci fare tu e poi assegnare a tutti i tuoi compagni quelli che rimangono. Sì, chef. Allora, il piatto che scegli per te? Io scelgo la triglia. Decido di non stare nel mio. La pasta e il dolce questa volta non li farò. Donc le rouge è Ojun. Ojun sarà la persona che aiuta te, ok? Sì, chef. Il bianco mangiare zucchine e pistacchi. A chi lo assegni? Lo assegno a Davide. Davide? Davide è molto tecnico, però è sempre in ritardo ed è il primo piatto che deve uscire. On a demandé a Guillaume de travailler avec vous. Adesso la zuppa improbabile, a chi lo aggiudichi? A Nicolò. Prendo bene la mira e li colpisco nel loro punto debole. Lui, qui l'aime bien la viande, il a donné la soupe de poisson. Formidable. Déterminé. Ora, il piccione. E lo assegno a Maria Teresa. Una bella mazzata. Che ragionamento hai fatto dietro a questa scelta? Ha tolto il dolce da me. L'ha dato a me. L'April et Dessert. L'April et Dessert per elle, perché elle è bien dans la pâtisserie. Li stai colpendo tutti quanti. È giusto così. È giustissimo. Brava, Marisa. E voilà, les jeux sont faits. Les plats plus compliqués. Pour moi, les desserts. Il dolce sarà per Antonio. En français, donner la patate chaude. La patata bollente gli hai mollato, ha detto. Mi raccomando, devono essere tre piatti perfetti. Oggi vi giocate l'accesso alla finale. Che vinca il migliore. Grazie, chef. Grazie, chef. Take the fish first. Ciascuno degli aspiranti chef dovrà realizzare una portata del menù tristellato del Pavillon Le Doyen. Il primo ad uscire dopo solo un'ora sarà Davide. A seguire, gli altri quattro aspiranti chef con un intervallo di 15 minuti tra ogni portata. Ok, is almond. Ho solo un'ora per fare le preparazioni. Inizio spaccando le mandorle, che è il procedimento che richiede più tempo. Oh. Cerco di spaccare il più veloce possibile, ma devo spaccarne in quantità per poter uscire le tre portate. C***o di mandorle. The best thing, like to do the almond like in another way, is to yeah. do, like in one shot, like okay. More like directly shot, to open it like there, voilà, on this way. Okay. In one time. Devo uscire per secondo. Cucinare pesce sicuramente non è il mio forte. Se avessi avuto il piccione sicuramente me la sarei cavata con più scioltezza. Yeah, you do the same. One part. Other part, okay. And then you break your bones. Quick, quick, quick. This no. No, let me get. Va bien. After your explanation, I see more almond inside. Okay, let's go. Start with this one. Cut. Peel it. Devo uscire per terza, ma sono concentrata su quello che sto facendo.
Okay, now you cut it into dice. Okay, square. Bigger is fine. Bigger is fine. Yeah. Lui conosce esattamente le tempistiche e quindi nel momento in cui mi vede rallentare mi bacchetta. Il piccione, grazie Marisa, ma vinco io. Là? Yes. Voilà. Lo chef mi ha mostrato come vuole che io lo disossi e io lo seguo. E je vais encore? No, non ti piace. Ok. Un lavoro di concentrazione continua. Là? Là, doucement, t'arrives au filet. Là, bien enlever la cuisse. No, faut dégager ici. Vai, toi. Comincio a preparare le cose più lunghe. La meringa, che deve cuocere in 40 minuti, poi man mano i cremosi, le creme, tutto ciò che ci va per poter realizzare, diciamo, un piatto veramente così complicato. Ancora un petit peu. Wow, c'est des champignons. C'est champignon, ok, c'est bon. Uno dei sapori che è una cosa da sballo, perché in un dolce io mai avrei messo i champignon. In ogni singolo elemento c'è lo champignon. Ma oltre alla continua sperimentazione di ingredienti e sapori, in un ristorante 3 stelle, la stella polare resta sempre l'ossessiva cura della pulizia e l'attenzione ai dettagli. Pulisci? Certo, chef. Non buttare per terra, non buttare per terra. Scusa, chef. Clean, 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 clean. Every time clean, eh? In the water, wash, wash. Stai dritta, eh? Stai dritta. Sì. You're pressing. You here? You have to pay. Oh, okay. Ça fait 30 minutes qu'on a commencé. Hein. David, si? T'as 30 minutes, il m'a dit fuori. Si, chef. C'est passé à mezz'ora, hein? Si. Allez, go, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Ho pochissimo tempo e devo cercare di far fruttare tutto il tempo che ho a disposizione per creare tutto quello che lo chef mi sta chiedendo di creare. Non c'è un secondo da perdere. Hop, you can put it back on the fish, on the button, this one. Perfect. Come on, quick, quick, quick. Put, 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 put. Stop, stop. You put it flat. All good? Perfect. Now take it off. No, no, no. This is not it. It's only nice. Okay. Così bueno? No, non è uguale. No. È tutto diverso. È uguale, sì, sì, sì. Deve essere tutto uguale. Eh? Okay. Importante, eh? Ok. Reste Lea. E là, un coup de couteau. Les petits filets ici, si, on va les enlever, on les met de côté, tout petit coup de couteau, hop. Voilà, donc là il est fini. Ho trovato un piccione. Après ça va se caraméliser. Là c'est bien parce que tu as du sucre autour de toute ta noisette, tu vois. C'est sucre autour noisette. Donc ça va être très bien. Mais caraméliser, non, comme ça. Après, hop, attention, je te mets un coup plus fort. Plus fort. Plus fort. Pour t'amener la couleur. C'est long, hein. C'est très long. Bah, imagine quand on fait des pralinés énormes. Hein. C'est parfait, con. Non, c'est bien. C'est critique faire un dolce, mais c'est bellissimo. Adesso che ormai arrivati a questo punto, non posso bruciare la nocciola, assolutamente. Mi devo concentrare, devo fare un dolce che è... Attention, être bien au centre. Fantastique. Intanto, i tre giudici incominciano a prendere posto a tavola in attesa di degustare i piatti stellati dei 5 aspiranti chef. Ma il giudice da convincere stasera è Chef Allenaud. E la posta in gioco è altissima. Diventare il primo finalista di MasterChef 9. Davide, you have 10 minutes. 10 minutes. Ok, chef. I tempi stringono, l'armure fermentata non è per niente facile da rendere a carpaccio perché è una consistenza strana e in più bisogna togliere tutti i semi il più velocemente possibile. E bisogna bilanciare anguria, pomodoro e fiori di zucca. Here, here. A bit more here. Put zucchini flower everywhere as well. Okay. Can put that two more. That here as well. Tomato here. Tomato here, tomato here after you're done. Okay. Solo pochi minuti separano Davide dall'inizio del servizio. Poi ogni 15 minuti dovranno uscire gli altri piatti del menù tristellato. Okay. Yeah, and then five. So? Like this. Okay. Stop. Le preparazioni da finire sono molte ed elaborate. Okay. Tortellini 4 cm. Okay. Ok, that's fine. That's fine. Don't force it too much, otherwise fish breaks. Encore. Encore. Ouais.
Ma per realizzare un piatto perfetto non sono ammesse distrazioni. If the bread is broken. It's broken this one? Well, you need to cut a new one. It's broken now. Let's do it again. Okay. So we cut one more. Yeah. It's here, so you cut one more, okay? Chinese must be perfect. The zucchini? Ouais, ça c'est bien. Le jus. Mi mette in difficoltà avere a un certo punto tantissime preparazioni in gioco. Ho il purè, ho il fondo, ho la riduzione, ho il piccione che sta andando sotto vuoto, ho tantissime cose e per ogni cosa devo fare un passaggio alla volta e poi stare attenta a tutto. 5 minuti. Nicolò, tocca a te adesso, ne devi andare, veloce. Sì. C'è ancora un sacco di lavoro lì. Gli attivi di Sanchoa, ancora mariné, tu sai? Mi sto divertendo, anche se ovviamente non è semplice, mi sto divertendo. Sì, vado, vado, vado. Beh, io lui l'adoro. I want you to win, ok? So, sì. Come on, let's go. Yes. Come on, let's go. Push. Davide, tocca a te. Sì, chef. È il momento per Davide di impiattare la prima portata. I tre antipasti del menù del Pavillon Le Doyen. Then you put pistachio and you can shave then the zucchini and to put it around. L'attenzione ad ogni elemento estetico e ad ogni singola nota di sapore. Geranio. È un requisito essenziale per un piatto a tre stelle. On peut envoyer là? Oui. Devi andare, vola, vola, vola. Très bon, hein? C'est trois dégustations. Le lardo, là-haut. Bravo. Too kind, chef, too kind. Non, non. You did well job. C'est bon? Oui, I'm. Très gentil, très gentil. T'es rapide, hein? Oh, très rapide. It's the way, it's what I want for my life, so thank very you. Good. Thank you for showing me. Thank you very much. Donc là, le premier candidat a fait un travail vraiment remarquable, je trouve, une heure de temps. Cuisine merveilleuse. Vraiment propre, détermination. C'est un combattant, lui, hein? Sono soddisfatto di quello che ho fatto, ho cercato di farlo il più veloce possibile e seguire e rispettare le sue ricette. Questo è il piatto che mi porta sicuramente in finale. Donc vous croquez la tuile et allez chercher ici blanc mangé d'amande. Mm. Et ensuite, les vous deux. Vous promenez comme ça entre le carpaccio, ça c'est un jambon de pastèque, huile de vanille, et là, courgette. Dessous, vous avez mayonnaise, pistache. Ok. Ah. Et bon appetito. Grazie. Bisogna dire che ha impiattato molto bene, eh? Questo è un piatto che non è facile da fare. No. Perché comunque devi equilibrare un sacco di... Anche le consistenze sono difficili da mettere insieme. Cioè, è un piatto che devi proprio arrivare alla leggerezza. Vabbè, dai, c'è riuscito. È un buon inizio, dai. Il secondo a dover uscire con il proprio piatto è Nicolò. Per tutti è il momento di accelerare. Vai, 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 vai. Quick, 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 quick. Never stop, never stop. Fa, 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 fa. Non lo so se ce la faccio con i tempi, ma secondo me ci siamo da quello che mi ha detto, perché non sempre riesco a capire. So that way, the, like that. Via. Ciao. Ciao. Ok. Ma poco nervoso. Yeah. Se dépêcher pour la torta. Vite, vite. Ok, quand c'est bon, tu mets au four, Antonio? Oui. Vas-y, nickel. 3 minutes. Ok, good. Okay. On y va. Good. Bye bye. Ok, guarda. Prendi così. Ok. Non mettere l'olio. Ok, scolo. Ok. Non sporcarti le mani. Anche per Nicolò è arrivato il momento di presentare la sua portata. Plateau, s'il vous plaît. Plateau. Ok. La soupe improbable. Wow, wow. Ça, c'est une soupe en deux services, hein? E la teglia cotta al ghiaccio. E non devi mangiare tutto perché dopo arriva un'altra porzione che va rimischiata insieme. Ah, ok. Qua dentro, okay. Latte di soia da qua dentro. Ok. Okay? Perfetto. Sono buoni, li assaggiati, sale, tutto quanto, va bene? Lavati le mani. E come la travaillé, Nicolò? Pas mal, pas mal. C'est un garçon plus timide, hein? Sur la fin, il a eu du mal à donner l'énergie. Là. Un peu timide, sì. Timidito. Ma lui è così nel suo carattere. Yeah. Lo conosciamo, Nicolò. Prego. Grazie. Thank you. Grazie. Ai, 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 ai. Oh, my God. Caldo, non andiamo. Fai la pasta, si raffredda.
ci sei? It's great. Dai. Vai. Ruggero, si prepara. Yeah, chef. Buongiorno. Eccoci qua, chef. Questa è la seconda parte che va a chiudere il piatto. Portiamo dei cappelletti farciti di sogliola e poi abbiamo un latte di sogliola, quindi le nostre estrazioni, le nostre salse, condito con la pelle della sogliola fritta. Thank you. Thank you so much. Martino, l'unica cosa che purtroppo io ho trovato è proprio un... corpo estraneo. Corpo proprio estraneo. Molto, molto dura, molto, molto veloci, molte preparazioni, tutto molto. E il piatto è molto, molto buono. Colò? Sì. Questo rovina tutto, se vuoi. Ok. Mi spiace. Anche a me. Beh, sicuramente Nicolò, con questo tipo di portata, si è trovato un po' in difficoltà. E ha fatto degli errori abbastanza eclatanti. Eh sì, no, della sua paura. C'è buono che lo interviu? Ci made it. Good. Siamo alle fasi critiche, alla cottura del piccione. Un po' più. Un po' più. E abbiamo tutta la linea per la finitura pronta, che deve essere molto veloce. Attenzione alla purée. Ancora un po'? Questa è la parte più delicata del lavoro. Se tu prendi la fleur de sel, come ça, e sur l'ensemble. Très bien. Ça va? Ouais. Les assiettes de près où? Les assiettes? It's right there. Okay. Guarda. Okay. Ok, un lato. Ok, okay. Vai. Ora è il turno di Marisa di impiattare la terza portata del menù del Pavillon Le Doyen. Banana. Sotto lo sguardo attento dei due chef. Più rapido, boom, boom, boom. Vai, andiamo. Chavis. As Marisa. Chef, grazie. Grazie. Come ha lavorato? Come l'ha travagliato? Ça va bien, bien. Precise, la fille. Elle est très, très précise. Are you happy? Happy. Grazie. Okay. Very happy. Very perfect. Happy. Grazie. Glad you're happy. Allez, on va goûter. Bene. Elle a fait un plat de rouget avec la garniture de fleurs de courgette fermentées, bananes et aligot, comme en Auvergne, aligot d'huile d'olive. Oh, che buon odore che viene su. Profumo. Questa cottura della triglia, perfetta. Buono anche il dosaggio delle erbe sotto, nei piselli, questa salsina che c'è sotto. Beh, questo piatto non era facile da fare. Questo è medio-alta. Medio-alta. E lei ha scelto questo per lei stessa. Bravo. Teresa, sì, secondo me devi accelerare un po', perché devi uscire tra un paio di minuti e... Sì, siete ancora là, usi nemmeno fammi le servizi sul piccione. Sì. Allora, dai, anda fuori sto piccione, dai. Bonne tes noisettes, hein? T'as besoin? Merde, sorry. Il faut des noisettes, je peux manger. Ouais, j'en refais. C'est pas grave. Si. Scusa. Svengo. Ça, c'est poivre fermenté. Anche la prima parte della portata di Maria Teresa può essere servita. Così? Sì. Ok, questo lo mandi su e noi impiattiamo il resto. Service. Voilà. Voilà. Le pigeonot. Lo faccio cadere nel piatto. On pourrait la faire plus lisse. Hop, tape comme ça. Et tu lèves. Oui. C'est bien. Questa è Maria Teresa. La cottura mi sembra molto giusta. Bella bagnata dentro, guarda. Notevole. Alors, ça va? Wow. Wow. Maria Teresa, elle a fait tout. Le jus, désosser les pigeons, tout ce travail en le temps imparti, c'est remarquable. Hein. Tranquille, la force tranquille, je trouve. Una forza tranquilla. Et là, il y a un deuxième service. Hein. Adesso sta preparando le cosce. Allez, on y va, dai. Questo lo metti qua. Service. On y va. Ça fait une beauté. Oh, wow. Bravo. Ecco il filettino del piccione.
Oh, questa coscia è buonissima. Tostata bene. E Maria bella. Teresa ha fatto un bel lavoro qua. Beh, Maria Teresa l'abbiamo sempre detto fin dall'inizio, che è una che in cucina si sa muovere. Direi che fino a questo punto le quattro portate sono state ottime. Adesso non ci rimane che il dolce. Con il dolce di Antonio a base di champignon si completa il menù tristellato del Pavillon Le Doyen. Et quoi, si? Non? Oui, il est bien. Il est bien travaillé. Ouais, là, c'est bien. Sarà ora compito dello chef Allenot decidere chi dei cinque aspiranti chef merita di andare direttamente alla serata finale. Arrondi un peu le premier aussi. Fais comme ça, là. Andiamo. Service. Grazie a tutti. C'est bien. Merci. Merci beaucoup. Alors le dernier, Antonio, c'est un poète, hein. C'est un chef qui s'amuse en travaillant, qui est un peu la tête en l'air, comme ça. Mais sur l'exercice de pâtisserie, je pense que ça lui va bien. Bon, ça sera difficile pour toi de choisir le meilleur. Compliqué. Mi dispiace per lui, ma va bene per noi. Ora, Yannick, ti lasciamo solo. Ok. E tu devi prendere la tua decisione e ci vediamo per il verdetto. Grazie a voi, eh? Grazie beaucoup. Okay. Buona degustazione. Grazie. Thank you, Yannick. Bello, bello. Proprio fatto un bel lavoro insieme a una persona in gambissima. È un sogno questo. Mai avrei potuto farlo se non qui a Masterchef, questo è ovvio. No, io sono molto contento che gli abbiamo portato cinque persone che hanno cucinato bene, che sono stati bravi, tecnicamente si sono mossi bene. Sai che entrare in un 3 stelle esattamente è una cosa che fa paura. Fa paura quasi a noi. Anche. Secondo me la scelta non è facile oggi, pure vedendo i piatti, pure per me. Cioè per me, io se mi metto in questo momento, mi metto nei suoi panni, faccio fatica a pensare chi è il migliore. Aspiranti chef, per quest'ultima prova in esterna della 9ª edizione di Masterchef Italia, avete avuto l'onore di cucinare nel ristorante di Yannick Allenot, chef stellato dall'indiscussa fama mondiale. Oggi tutti e cinque volete fare il balzo che da questo ristorante stellato vi porta direttamente alla serata finale. Ma solo una persona vince. Avant cela, j'aimerais vraiment vous congratuler. Grazie, chef. Parce qu'on a vu, j'ai vu en face de moi 5 cuisiniers ou cuisinières très motivés, très appliqués et qui fera, j'en suis sûr de vous, de bons finalistes. Alors pour moi, le cuisinier qui ira en finale. Per lui, il cuoco che andrà in finale. Ou la cuisinière qui ira en finale. Ou la cuoca qui arriverà in finale. Pas facile. Non. Moi, c'est Davide. Bravo, Davide! Fantastico! Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup. Davide, j'ai vu aujourd'hui un homme avec beaucoup d'ambition, de vouloir passer l'ultime finale. Et j'ai vu un cuisinier dans la peine, qui a sorti vraiment tout ce qu'il avait comme énergie pour réaliser ses assiettes, qui étaient, à mon goût, très, très bien réalisées. Voilà. Merci beaucoup, chef. Et je pense que vous méritez parfaitement cette finale. Bravo. Thank you, chef. Bravo. C'est superbe. Thank you, chef. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Ragazzi, ringraziamo ancora Yannick Allenot. Con voi quattro, Marisa, Maria Teresa, Nicolò e Antonio, ci vediamo al pressure test. E complimenti, Davide. Grazie, chef. Perché vincendo questa prova sei il primo finalista della 9ª edizione di Masterchef. Grazie, chef. Bravo. Bravo a tutti. Merci beaucoup. Bravo, Davide. Grazie, Yannick. Sono il primo finalista. È andata bene. È andata molto bene. Grazie. Non c'è un cuore che scoppia. Non capisco più dove c***o devo andare a guardare. Non sarei mai aspettato di poter dire oggi che veramente sono il primo finalista di Masterchef.
niente, perché per me poteva essere chiunque. Ma lui chiunque, no. Tranne lui. Perché non ho umiltà. Adesso si guarda dalla balconata loro che fanno il pressure e si inizia a pensare alla finale, perché ora la finale è quello che conta. Non ci si ferma neanche un secondo e si va dritti alla finale e si va a vincere questa finale. Diciamo che anche te come stratega non vali un c***o. Magari Marisa non ha usato proprio la tecnica migliore, perché alla fine col piatto più facile magari mi ha anche aiutato. Tutti di loro avrebbero voluto essere al mio posto. Bentornati nella cucina di MasterChef. Grazie chef. Per la prova in esterna vi siete misurati con una cucina tristellata e avete capito sicuramente che non sono tollerati margini di errore. Sì, perché dentro una cucina di livello come quella di Yannick Alenaud ci si aspetta la perfezione. Tutti avete fatto bene, ma Davide ha fatto meglio. È fondamentalmente una persona che si sente già arrivata. Però io penso sempre che un briciolo di umiltà non faccia male a nessuno. Avrei preferito vedere qualcun altro un balconata. Marisa. Sì, chef. Tu hai avuto il grande vantaggio di assegnare i piatti a tutti. Secondo te, cosa è andato storto? Ho giocato la mia strategia assegnando a ciascuno di loro quello che poteva essere il punto debole. Perché hai dato un piatto freddo a Davide? Perché lo chef aveva specificato che era un piatto semplice, ma ci voleva tanta velocità. L'ho messo un po' sotto pressione, fondamentalmente. Maria Teresa. Chef. Secondo te, Davide, per il percorso che ha fatto qui a MasterChef, merita di essere lì dove è ora? Il mio personale parere è che avrebbe meritato molto di più chiunque di noi quattro. Ma sempre molto diretta, eh? Non ci si nasconde dietro un dito, chef, dico quello che penso. Secondo me certe volte bisogna anche saper perdere. E cosa avete in più voi rispetto a Davide? Penso che tutti noi a livello di sentimenti, cuore, abbiamo dato molto di più. Quindi quello che manca a Davide per te è il cuore. E anche un po' di umiltà. Però... Wow, Davide. Wow, che due missili. Sinceramente io non ho mai nascosto la mia dedizione alla cucina. Io se so di essere capace in qualcosa, cerco di dimostrarlo e ne sono fiero. Ragazzi, l'unica verità è che lui è lì in balconata e voi siete qua al pressure. Ed è in balconata grazie al parere di uno chef che ha 3 stelle Michelin. Attenzione, eh. Anzi, 8. E punto. Assolutamente, chef. È stato bravo, niente da dire. È lei di ruga di non essere arrivata lei là. Bene, anzi, non proprio bene. No. Comunque, poteva andare meglio. Perché non siete riusciti ad accedere alla finale con la prova in esterna da Yannick Alenaud. Ma avrete una seconda possibilità. Vi giocherete la finale adesso, qui, con questo pressure test. Solo che insieme alla finale vi giocherete anche la sopravvivenza. Perché oggi qualcuno verrà eliminato proprio a un passo da quello che avete sognato per mesi. Una tragedia. Non ci pensiamo. Uscire ora significherebbe... cazzo, cadere sull'ultimo metro di corsa. Le casacche con i vostri nomi sono qui che vi aspettano, ma ve la dovrete giocare fino alla fine. Dovrete dimostrare di avere estro, tecnica, senso estetico e soprattutto conoscenza delle materie. E lo farete creando un piatto perfetto, ma usando, ascoltatemi bene, un solo ingrediente. Uno. Alla faccia del pressure. Ah. Sotto ognuna di queste cloche c'è infatti un ingrediente diverso. Dovrete estrarre un numero e usare l'ingrediente corrispondente per creare un piatto con quell'unico ingrediente. Ma non finisce qui. Voi quell'unico ingrediente dovrete usarlo cucinandolo in 4 consistenze diverse. Ok.
Ho imparato anche delle tecniche nuove qui a Masterchef, quindi so di poterlo fare. Vieni, Marisa. 3. Pomodoro. Grazie. Mi è familiare, però è un ingrediente acido e quindi devo fare molta attenzione. Vieni, Maria Teresa. 2. 2. Mozzarella. Che c***o! Bella, mi piace. Poi in Puglia c'è una grande tradizione di mozzarella, è un ingrediente che conosco. Fino adesso sono ingredienti versatili, eh? Nicolò. 1. Uovo. Che s***o. È una bella sfida, perché l'uovo ha un sapore importante, necessita di altri sapori attorno per poter essere valorizzato. Antonio. Chissà che il numero 4 non ti porti fortuna. Ma attorno a sto 4, Antonio, sinceramente... Il mango. Il dolce a te è una persecuzione. Quando finisce Masterchef, apri una pasticceria che sarai molto fortunato. Cioè, cavolo, gli altri, con pomodoro, mozzarella, col mango. Cosa fai col mango? Potete usare tutte le tecniche che preferite, ma che sia un unico piatto coerente. In postazione troverete la dotazione di base con degli extra. Vogliamo vedere piatti di altissimo livello. Adesso vediamo Maria Teresa cosa sa fare. Avete 60 minuti di tempo a partire da... ora! A me questa prova mi affascina. La creatività esce proprio fuori quando c'è una sola cosa. Io sono molto, molto curioso di vedere cosa farà. Poi c'hanno un'ora, voglia di lavorare bene. Eh? Vedremo che cosa succede. In esterna ho commesso un errore imperdonabile, per cui sto cercando di essere concentrato, lucido. E ora provo più vie per vedere qual è quella migliore. Bisogna cercare di mettere a tacere la paura e far venire fuori la voglia di arrivare. È veramente dura. Non so cosa fare con il problema, cioè sto cercando di fare un pseudo dolce. Cazzo fa succo. Poi le uova. Niente, pesa. 4 consistenze. È un piatto, un solo piatto. È buono. Cioè, un unico piatto che gira attorno al pomodoro non è proprio così semplice e così scontato. Mi sa che faccio 6 consistenze e poi vedo quella che mi viene meglio. Secondo me quello che probabilmente ha più applicazioni è l'uovo. Puoi fare un piccolo uovo in camicia, una grattata sopra di tuorlo marinato, puoi fare una crepe. Dentro ci metti l'uovo strapazzato. Una finta omelette. Il più difficile è il mango. Puoi fare una salsa sotto come base, poi lì la puoi fare piccante, la puoi fare dolce, la puoi fare acida, poi puoi fare una gelatina tipo caramella e quindi lo metti sopra, poi puoi fare un chutney un po' salato, quindi hai questo sapore dolce, salato insieme. La mozzarella è tua, perché tu sei il maestro di questo. Allora, con l'acqua puoi mettere un foglio di gelatina dentro e vai a fare una tartare solida. Okay. E poi la ricomponi la mozzarella, ma la insaporisci. Ah, questo è bellissimo. Poi la puoi far sciogliere e la vai a recuperare di nuovo, diventa di nuovo la mozzarella filante. E puoi metterci ancora qualcosa dentro, di nuovo l'acqua, di nuovo la mozzarella. Fare un fagottino. Trovi le consistenze all'interno dell'ingrediente. Mi fai la mozzarella che credeva di essere burrata. Sì. Perfetto. Sono passati 20 minuti. Gli aspiranti chef devono realizzare un piatto con un unico ingrediente giocato su 4 consistenze diverse. Una prova molto complessa. Ma a questo punto della gara bisogna dimostrare di aver raggiunto le competenze tecniche e la maturità necessaria per conquistare l'ambita finale. Incredibile.
Beh, comunque a vedere così non sembrano messi male. No. Un po' di idee ci sono. Sì. Maria Teresa e Nicolò stanno veramente usando tutto il potenziale. Passando vicino a Maria Teresa ho sentito una rabbia agonistica. Cioè, secondo me sta provando pure più di 4 passaggi e dopo sceglierà cosa fare. Sono determinata e concentrata. Adesso sto preparando questa sfera ripiena di mozzarella liquida con un crumble di mozzarella alla sua colatura e farò una cialda a vela con la mozzarella sciolta condita con l'olio e l'aceto balsamico. Questa mozzarella deve portarmi in finale. La farò diventare una roba che non hanno mai visto. Arrivo, eh? Mi preoccupa un po' Antonio. Che c***o si arriva? Calmo, Anto, calmo. E si sfalda troppo, c***o. Non viene perché non ha messo poca farina. Perché quella cialda là, l'acqua evapora, il grasso e la farina fanno la cialda. Ma devi mettere la farina per farla tenere. E l'importante è che venga questa cialda perché è la parte croccante. Adesso deve venire. Dai, c***o. Sono passati 40 minuti. Ne mancano solo 20 alla fine della prova. È il momento di spingere, raga. Ho fatto una prova per vedere se mi venivano delle briciole, grazie a Dio sono venute e sono anche buone, da per cui questa è stata la mia trovata. Vediamo se porterà bene o no. Sto facendo del caviale di pomodoro. Lo siamo. Voglio dimostrare che posso raggiungere anch'io la balconata. E ce la farò. Oggi per gli aspiranti chef, mantenere i nervi saldi è essenziale. La posta in gioco è altissima. Un solo passo falso potrebbe condurli inesorabilmente all'eliminazione a un passo dalla finale. No! Che karma, amica mia. Sono rimasti solo 5 minuti alla fine della prova, eh? 5 minuti! Provate a pensare una cosa, torni a casa oggi dopo tutto quello che hai fatto, tutti gli sforzi. Cioè, pensare di uscire oggi è veramente da suicidio totale. Dobbiamo capire bene le 4 consistenze nel piatto, e attenzione! Avete capito? Sì, chef. Manca esattamente 1 minuto! No! Mi si è rotto. Affa... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Mani in alto. Stop. Marisa, vieni. Quello che ho potuto fare con questo pomodoro l'ho fatto. Ce l'ho messa tutta, quindi... Pomodoro in tutte le salse. Cosa hai fatto? Salsa di pomodoro, una mousse di pomodoro con base roux, un pomodoro essiccato, spuma di pomodoro, olio aromatizzato al pomodoro, caviale di pomodoro. Sei? Sì, avevo tempo e l'ho fatto. E posto che hai fatto questo caviale così piccolo? A me personalmente non piace sentire la parte del caviale troppo grande, quindi l'ho messa più che altro per decorazione del piatto. Ok, Marisa, allora, le 4 consistenze che ritieni che io debba giudicare, quali sono? Lasciamo da parte la spuma e il caviale perché sono decorative. Ok. L'hai assaggiato insieme? Sì. Ti sembrava bilanciato? Penso di aver tolto quell'acidità del pomodoro che nel complesso potrebbe dar fastidio. Grazie. Vieni, Antonio. Visivamente mi piace, però non so se corrisponde alle tecniche che dovevamo usare, uno e due, e i sapori che loro vorrebbero.
Allora Antonio, le quattro consistenze che rappresentano questo piatto quali sono? Una gelatina, una crema, un croccante e il del mango marinato. Ok, vado con... Il piatto ha un nome? Sì, il mio mango. È incredibile perché è una prova estremamente seria, un momento di tensione e tu ci piazzi lì una risatina che posso capire che serve per alleggerire la situazione. Te la stai facendo sotto, che può darsi che vai a casa. Eh? Esatto. Ma vediamo la salsa. Come hai fatto la cialda? Zucchero, mango, olio, farina e acqua. L'ho fatta quattro volte finché ho trovato il dosaggio che secondo me era più giusto. È croccante. Può essere, pensavo meglio come bravo, può dire tutto e niente. Perché hai fatto questa scelta qua, Antonio? Di solito queste consistenze si trovano nel bicchiere, si trova la crema, poi si trova il mango, la gelatina, il croccante. Il filo della gelatina. Esatto. Ho voluto farlo rivisitare. Volevo capire se avevi pensato a questo. Sì, 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 perché non volevo farlo nel bicchiere. Ah, rende bello così, no? Così senti le consistenze. Grazie. Non si capisce se è piaciuto o non è piaciuto, come a scuola. Conta zero meno meno. Maria Teresa, vieni. Il piatto di oggi è una delle cose più belle che ho fatto da quando sono qua. E poi l'ho assaggiato, è buono. È buono proprio. Poteva essere un total white. Raccontami le quattro consistenze. Ce n'è più di quattro. Ho fatto una mezza sfera di mozzarella naturale leggermente fiammeggiata. Okay. Ripiena della stracciata che ho ricavato dalla colatura. E una mezza sfera di colatura gellificata, un crumble di mozzarella, delle cialde di mozzarella, olio e aceto balsamico e una schiuma. E la colatura. Vuoi servirmela? Certo, chef. Le quattro consistenze che noi dovremmo giudicare, quali sono? Il crumble, la colatura, la cialda e la mezza sfera. Spiegami come hai fatto la colatura. Ho tagliato la mozzarella a dadini, l'ho messa in una boule con del latte su una pentola piena di acqua a bollore e ho estratto a bagnomaria coperta con della pellicola. E l'hai lasciata per quanto tempo? L'ho lasciata per circa 20 minuti. Da 1 a 10, quanto sei soddisfatta di quello che hai fatto? 7,5. La modesta. Soddisfatta a 7,5 in un pressure? Per la mia mamma era un voto basso, chef. Appunto. Dovessi rifarlo ancora una volta, probabilmente lo rifarei meglio. Detto in un pressure. Lo so, chef, ha ragione. Se ci sarà un'altra volta. Così sto piatto? Ripensandoci adesso forse avrei potuto scegliere un impiattamento un po' diverso. E magari non gli è piaciuto come è impiattato, quindi magari potevo impiattarlo diversamente. Mi è venuta l'ansia. Vieni, Nicolò. Fare con un uovo un piatto che abbia gusti diversi e consistenze non è stato semplice, però secondo me ho fatto anche un piatto abbastanza equilibrato. Uovo, aceto, zabaglione e sabbia. Ho fatto una cialda al pepe con l'uovo e la farina. E poi c'è l'uovo in camicia, poi c'è lo zabaglione e poi c'è la sabbia di uovo. La sabbia come le fai? Ho fatto una pastella, l'ho shakerata e l'ho messa nell'olio bollente. Zabaglione dolce o salato? Salato.
questo è lo zabaione? Sì, chef. Qual è stata la più difficile delle decisioni da prendere facendo questo piatto? Ero indeciso se fare l'uovo in forma o l'uovo in camicia e poi ho fatto quello in camicia. Hai parlato di una sabbia, sì, ma io non la percepisco proprio. Non ce n'era moltissima dentro, eh? Grazie. Col senno di poi avrei messo più sabbia e più zabaione, per cui staremo a vedere, non so come andrà a finire. Comunque c'è stato un seguito dopo l'esperienza in Francia. Lasciato un segno. Tutti hanno fatto un lavoro veramente all'altezza dello spirito della gara e di dove sono arrivati in questa competizione. Oddio santo. Uno su tutti come un super piatto e uno su tutti come un piatto con errore. Oddio. Era importante trovare una coerenza tra le quattro consistenze. E se qualcuno è stato avvantaggiato dall'ingrediente che era relativamente semplice da trattare, qualcun altro è stato messo in difficoltà e ha dovuto lottare fino all'ultimo secondo. Vero, Antonio? Vuoi sapere una cosa? Sì. Il mango tu, dopo oggi, non te lo scorderai mai più. Dai, no, eh? Perché grazie al mango sei conquistato la casacca. Sì. Sì. Vai, Anto! Bravo, Antonio. Grazie. Sei il secondo finalista della nona edizione di MasterChef. Sì, sì, sì. Indossa la casacca e vola in balconata. Ciaone! Datemi la mia giacchettina, mi metto la mia giacchettina bianca e corro su di sopra in balconata. Grazie, chef. Grazie. Adesso va in balconata una persona che ha preparato un piatto che aveva tante consistenze e un ottimo sapore ed era anche molto ben equilibrato. Devo dire che è stato il piatto migliore che abbiamo assaggiato qui oggi. Ce la giochiamo io e lei. Speriamo sia il mio. La prossima casacca è quella di Marisa. Complimenti. Brava. Sei in finale. Brava. Grazie. Voglio la casacca, voglio la casacca, abbiamo la casacca. Aiuto. Maria Teresa, Nicolò, solo per uno di voi c'è un posto lassù. L'altro dovrà abbandonare per sempre la cucina di MasterChef. A un passo dal sogno. Uno di voi è riuscito ad innalzare la materia prima e ha presentato un piatto di gran gusto. L'altra persona ha invece commesso degli errori tecnici e a questo livello non possono essere accettati. Quindi la persona che deve abbandonare per sempre questa cucina è... Nicolò, fai un passo avanti. Togliti il grembiule. Per te, MasterChef, finisce qui. Va bene, chef. Ci credo. Oh.
Nicolò. Sì, chef. Tu sei abituato a piatti molto tecnici, ma proprio oggi, che dovevi dare il meglio di te, ti sei nascosto e hai presentato un piatto con tanti errori. L'uovo era rotto, la cialda era troppo pepata, la sabbia non era proprio una vera sabbia e l'hai bruciata pure. Ormai ci conosciamo, ti ho visto lavorare, ti voglio dare un consiglio. Tu rimuovi questa giornata. Pensa a tutto quello che ci hai fatto vedere nel passato. Pensa ai momenti in cui ti sei aperto. Aperto. Chi ci hai raccontato di te? Chi sei veramente, Nicolò? I fatti valgono più delle parole. Concentrati su tutte le cose buone che hai preso e che ci hai dato qui a Masterchef e fanne tesoro, perché tu puoi fare questo lavoro, Nico. Grazie, chef. Grazie davvero. Apriti. Voglio ringraziare tutti, a partire dai miei compagni, perché è stata un'esperienza straordinaria, una di quelle cose che nella vita ti ricorderai per sempre. Bravo a Nicolò. Grazie, chef. Grazie. Bravo. Sono davvero emozionato. Capitano! Un capitano! Un capitano! Mi dispiace che non mi sono aperto abbastanza, ma posso dire che se non ve ne foste accorti, la mia stima nei vostri confronti è veramente incredibile. Per me cucinare per voi è stato un sogno bellissimo. Se mio figlio mi dedica un couscous così, sarei molto orgoglioso. Si vede che l'hai cucinato con affetto. E vi ringrazio molto. Il tuo rispetto per il nostro lavoro e ti auguro il tuo futuro lavoro. Si vede. Grazie, chef. Vieni qua, Nicolò. Credici sempre, così. Così. Bravo, bravo, super. Prima di andare via voglio essere l'unico che dà una pacca a lei. Certo. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Grande Nick. Mi dispiace perché a un passetto così è dura da accettare. Vedo il Nicolò qua dentro. Bravo. È molto bilanciato nei suoi sapori. Mancherà il brivido che si prova nel corridoio prima di entrare nella cucina e l'emozione di quando arriva uno chef che stimi davvero tanto. Bravo, Nicolò. Grazie, è un onore davvero. L'emozione che si prova lì dentro quella cucina è una cosa indescrivibile e non vedo l'ora di riprovarla fuori da qua. Maria Teresa. Non riesco a parlare. Cosa fai ancora con quel grembiule nero addosso? Tu hai sempre cercato di sfruttare la tua tecnica e le tue capacità con grande determinazione. E il tuo spirito ti fa accedere alla finale di Masterchef. Grazie, chef. Prendi la tua casacca. Grazie. Me l'ha infilata Chef Barbieri, per cui non me la toglie più nessuno. Voilà. Grazie. Posso dire davvero di essere fiera di me stessa. Sono diventata amica. Aspetto la finale, oh. Di nuovo torna guerra. Sei forte. Vediamo l'abbraccio con Davide. Generosity is a very important thing. Mm-hmm. Un cuoco che non è generoso non sarà mai un cuoco. Sinceramente non ho nulla che spartire con una persona che mi ha gettato male parole addosso, insinuando persino che io non meritassi di essere in finale. Voi siete i quattro finalisti della nona edizione di Masterchef Italia. Grazie, chef. Adesso dovete puntare alla vetta.
perché in finale si arriva in gruppo, ma soltanto uno di voi sarà il prossimo MasterChef italiano. Buonanotte. Buonanotte. Io adesso voglio vincere la Mystery e sbattere Davide fuori dalla cucina di MasterChef all'Invention. Nella prossima puntata. Eccovi qua, i più talentuosi aspiranti chef italiani. I quattro aspiranti chef rimasti in gara si scontreranno per conquistare un posto nell'ultima e decisiva sfida. Sta' attento a non scuocerla, sennò sembra di mangiare un pezzo di spugna. C***o, mi è venuto in mente di fare i ravioli. Trota, A San Merino. Manca ancora un'importante e difficilissima prova, ma hai già guadagnato un bel vantaggio. Diamo il benvenuto a Paolo Casagrande, 3 stelle Michelin, con il suo ristorante La Sarte di Barcellona. Fate il vostro meglio. Combattere oltre i propri limiti è fondamentale. Non molli. Stanno tremando le mani in un modo... Calma. Non molliamo! Non molliamo! Ma solo uno ce la farà. Il vincitore della 9ª edizione di MasterChef Italia è...